Ormai abbiamo capito che se i video non iniziano in macchina, a noi non piacciono. Comunque, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate un po' l'assenza da YouTube, ma ora vi spiegherò il perché e il perché sono stato leggermente distante da questo bellissimo social, qual è YouTube. Sono riuscito a liberarmi dalla dipendenza delle merdosissime palestre italiane e farmi finalmente la mia home gym. La chiamo home gym perché effettivamente è una palestra d'uso personale, però è molto simile, è un buon compromesso tra quello che potrebbe essere una home gym e una palestra seria. Soprattutto io mi ricordo l'anno scorso che avevo la gara a settembre, io per allenarmi ad agosto sono diventato matto. E cosa fai se hai la gara a settembre? Tutte le palestre chiudevano ad agosto e cosa fai? E smetti di allenarti a un mese prima della gara? E mi ricordo che appunto ho girato qualcosa come 9 o 10 palestre in tutta la regione per riuscire ad allenarmi. Purtroppo qui da me non esistono le McFit e penso che la più vicina sia un'ora di macchina. E l'unica palestra tra virgolette 24 su 24, 7 su 7, sono stato cacciato un anno e mezzo fa, e sono stato cacciato perché facevo gli stacchi da terra. Farò un elenco delle attrezzature, il perché le ho scelte, un elenco dei prezzi così potete farvi un'idea. Ho comprato tutto dalla Germania, il 90% delle cose sono da strengthshop.de e l'altra parte dei macchinari l'ho presa da Amazon tedesco e non da Amazon italiano, perché mi sono accorto con una rapida ricerca che costavano meno su Amazon tedesco, non so perché, e nonostante le spese di spedizione mi veniva comunque a costare un parecchio meno rispetto che su Amazon italiano. Ma comunque andiamo. E quindi niente ragazzi, sexy zoom. E innanzitutto vi metto delle clip di com'era questo garage doppio 10 giorni fa. Ok, allora io direi di partire innanzitutto dalla pavimentazione. La pavimentazione sono 28 metri quadri di pavimentazione gommata da 4 cm e 3 di spessore, antiurto, e 28 metri quadri mi sono costati 1280 euro, è stata una delle spese principali. E questo unito ai 240 kg di dischi bumper, quindi gommati anch'essi, che sono venuti sui 725 euro. Questo è ottimo per non dar fastidio, perché comunque siamo in una sorta di condominio che seppur piccolo avrebbe creato dei fastidi. Volevo che non ci fosse alcun tipo di rumore o comunque il minor rumore possibile, e quindi sono andato gomma con gomma, una cosa che le palestre italiane non capiranno mai. I centri CrossFit grazie a Dio l'hanno capito. E per terminare ho isolato tutte le pareti con questi pannelli fonoassorbenti da 3 cm, li ho trovati alle Leroy Merlin, non so se ci sia in tutta Italia, però qua a Vicenza c'è, e sono 50 metri quadri e mi sono venuti a costare 400 euro. Sono ottimi, li usavo già a casa mia per isolare la mia camera dal rumore esterno e mi sono sempre trovato molto bene. Quindi gommatura più dischi gomma più isolamento acustico, è veramente molto isolato, sia a livello di vibrazioni sia a livello di audio. Allora, come vedete non ho preso i manubri componibili, sono quelli che selezioni il peso e li stacchi, ma ho preso i manubri singoli. Sono 13 coppie di manubri dai 2,5, qua arrivano fino ai 30,
Là ho messo quelli pesanti, quindi arrivano fino ai 50 kg. Questi manubri, quei due rack, mi sono venuti a costare 2000 euro. Penso sia stata la spesa più grossa che ho fatto. Siccome mi immagino già i commenti e le domande che mi domanderete, sì, ok, i manubri componibili costavano sui 400-500 euro, perché non hai preso quelli? E la risposta è semplice: non ho preso quelli perché sono scomodissimi. È vero che si ha un grande risparmio, però è anche vero che dal momento che hai bisogno di fare lavori di fino, lavori di isolamento, e magari ti servono solo 2, 3, 4, 5 kg, ti becchi comunque il manubrio grosso, esattamente come se fosse 50 kg, ed è troppo ingombrante. È troppo ingombrante nel fare gli esercizi, nelle esecuzioni, verrebbero troppo sporcate e soprattutto potrebbe anche essere pericoloso effettivamente. Perché comunque considerate che qui, oltre ad allenarmi io a fare i video e tutto quanto, sarà anche uno studio di lavoro, di personal trainer in presenza. E quindi volevo che comunque la sicurezza fosse prima di tutto. Questo bilanciere che vedete è il 2029 della Strength Shop. Me lo avete... molti me lo hanno criticato quando l'ho mostrato nelle storie di Instagram. Perché? Perché ha una portata di 260 kg. Ho preso questo bilanciere perché a occhio e croce avrò circa sui 240 kg di massimale di stacco, e quindi non è una mia priorità né portare lo stacco a chilaggi più alti, infatti lo alleno una volta a settimana, e soprattutto anche se avessi 260 di massimale in futuro, di sicuro non sarebbe un carico che utilizzo abitualmente negli allenamenti. È un bilanciere da 150 euro, è un 29 mm, quindi è una via di mezzo tra i bilancieri tanto rigidi e quelli più flessibili invece da weightlifting. 29 mm è, a parer mio, un'ottima via di mezzo. Qui, come vedete, c'è la gabbia, detta anche rack, un rack a gabbia per l'appunto. E ha una portata, se non sbaglio, di 400 kg e mi è venuto a costare, dovrebbe essere intorno ai 500 euro. Come potete vedere, sopra ha il supporto per fare le trazioni, che sia in presa prona che in presa neutra. Vabbè, ovviamente in presa supina, ma questo è un altro discorso. Ha tutta la numerazione per quanto riguarda il posizionamento sia delle sbarre di sicurezza, che ad esempio di dove vogliamo mettere i pin e tutto quanto. I numeri sono molto utili perché così non devi andare ad occhio. A questo rack ho aggiunto, come potete vedere, 4 portadischi. Ho preferito attaccarli al rack perché comunque gli danno sia un maggior peso e quindi maggior stabilità, sia perché a parer mio sono molto più comodi, occupano meno spazio, piuttosto che avere il portadischi singolo. Questa panca piana mi è venuta a costare 200 euro, è alta 44 cm, super IPF approved, e non ha schifezze sotto, dove quindi non puoi fare il leg drive eccetera. L'unica cosa, ha i piedini un po' sporgenti, però per il momento ce la facciamo andare bene. Semmai in futuro valutiamo di prendere proprio la panca da gara, portata di 600 kg. Poi ho preso questa panca inclinabile da 240 euro, è molto solida, molto buona, vari livelli di regolazione, e con pedana per uno spotter. Anche qui mi immagino la domanda: perché hai preso due panche e non hai preso direttamente quella inclinabile con cui fare tutto? Essenzialmente perché è molto probabile che, facendo l'arco in panca piana, il mio sedere potesse andare ad appoggiarsi sulla fessura tra la parte superiore e la parte inferiore della panca, e quindi darmi fastidio o darmi comunque poca stabilità. Quindi ho preferito, che per l'alzata specifica della panca, avere la panca sua piana. Essenzialmente sono piccolezze che però, quando ti alleni in modo serio, sono cose che percepisci e soprattutto che fanno molta differenza. Poi passiamo ai cavi doppi, che sono sia alti che bassi. Questi li ho presi da Amazon Germania e li ho pagati sui 480 euro. Dovrebbero essere fino a 70 kg per parte di pacco pesi. Mi sembra una struttura comunque molto solida. L'ho preso su Amazon Germania perché costava 80 euro in meno che rispetto alla controparte italiana. All'attacco
per le trazioni, ha i cavi sia alti che bassi, sono regolabili in direzione, quindi non c'è nessun problema se vuoi metterti un po' più avanti, un po' più indietro, eccetera. L'unica cosa che vedo come mancanza potrebbe essere che non sono regolabili nell'altezza, nel senso o fai alto o fai basso, però anche lì con un minimo di ingegno ci si adegua. Ho preso questa pressa verticale, l'ho pagata 345 euro su Amazon tedesco al posto di 460 che costava su Amazon Italia, e questa leg curl più leg extension caricabile a dischi a 230 euro, quando in Italia minimo la trovavi sempre su Amazon intorno ai 350-400 euro. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video, per quanto lungo possa essere stato e soprattutto molto discorsivo, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato qualche spunto importante, soprattutto se avete in mente di farvi un home gym oppure no, e però darvi un'idea generale dei prezzi. Io penso, ho fatto una stima, e dovremmo essere intorno agli 8.500 euro totali tra specchi, gommatura, pareti e tutta l'attrezzatura. Non ho voluto prendere cose esageratamente extra overpowered, perché a parer mio prendersi un bilanciere che tiene fino a 800 kg, pagare 2.000 euro di bilanciere, che poi quegli 800 kg non li vedrai mai, lo trovo un po' una spesa inutile. Ovviamente tutto va rapportato, ovviamente con un minimo di lungimiranza, ma a quelle che sono le nostre abilità e capacità. Detto questo ragazzi, questo per me è un nuovo passo per portare il canale alla sua versione 2.0, e sono stato impegnatissimo perché l'ho fatto e costruito tutto io, dalla gommatura, dalla pavimentazione, dal il design, da tutto quanto, facendo un profondo abuso di professione, perché non sono né elettricista, né muratore, né piastrellista, e spero di non essere denunciato appunto per abuso di professione, vedendo come sono le cose del fitness online. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi statemi bene, ci vediamo al prossimo video e peace! Let's get away.